muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari, stesso andamento a ribasso anche per le principali borse europee. Tra i best performers di Milano si distingue Finmeccanica in progresso del 3,39%, le peggiori performance invece si registrano su Saipem in calo del 6,51%. Aumenta di poco lo spread con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,21%. Tra i dati macroeconomici rilevanti, il clima di fiducia dei consumatori in Italia scende per il secondo mese consecutivo, mentre salgono gli ordini e il fatturato. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla vendita di case nuove e la fiducia dei consumatori dagli USA. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 5.303,50 punti.